Io mi aspetto, vi posso dire che partita mi aspetto? Molto, molto tirata. Una partita che potrà risolversi magari verso gli ultimi minuti, come sono sempre state un po' le ultime sfide tra Fiorentina e Juventus. Negli ultimi 3 anni in campionato a Firenze non ci abbiamo mai vinto. Con Sarri abbiamo fatto 0-0 la terza giornata di campionato. Con Pirlo abbiamo fatto 1-1 ed è stata una partita molto importante nel mio rapporto con Pirlo allenatore, lo ricorderete. Quasi verso la fine del campionato, l'anno scorso con Allegri abbiamo perso 2-0 l'ultima giornata di campionato, terrificante, una delle partite più brutte, proprio si vedeva che non avevamo voglia di giocare e che erano già in vacanza. E l'anno scorso in Coppa Italia invece abbiamo vinto 1-0 quasi all'ultimo con l'autogol di Venuti dopo una partitaccia. Quindi le ultime partite che abbiamo giocato a Firenze sono state tutte molto difficili, brutte, bloccate. Vediamo, mi aspetto anche oggi questo trend. Poi a me piace tantissimo l'italiano, l'ho già detto tante volte. Penso che sia un ottimo allenatore, forse tra gli emergenti in Serie A il migliore in assoluto. Quindi anche questo sarà indice di difficoltà per noi. Juve nella metà campo avversaria, alla ricerca del gol. Di Maria tra le linee, bellissimo cross per Milik. Terracciano esce. Attenzione, Locatelli da fuori area, prova il tiro. Sul fondo, la mette, sul secondo c'è Costi, c'è gol di Milik! Grandissimo! Da una fascia all'altra, il primo assist di Costi, il secondo gol di Milik, vediamo se è regolare, ma un'azione sul millimetro, sull'ultimo millimetro del campo. Dite che è fuori gioco, potrebbe essere, ma anche no, vediamo. Perché potrebbe essere un pallone a rimorchio, di Costi. Bisogna vedere la prospettiva. Bella azione della Juve. Bravo Locatelli, questa è regolare. Quadrado la mette e anche questa la mette a rimorchio. No, Kostic sicuro non è a rimorchio. Buono, Milenkovic se lo tiene in gioco. Gol di Arkadiusz Milik. Gol di Arkadiusz Milik. Yes! 1-0. Bravi. Bravo Milik al secondo gol. Bravo, bravo, bravo. Gol di pancia, di pisello. Cosa ha fatto gol? Ha fatto gol con le palle. Mi sembra comunque che la Juventus abbia approcciato la partita col pressing alto. Non sta facendo la solita difesa posizionale. Va a cercare Milik, stop! Fallo di Amrabat e giallo per Amrabat. Bravissimo Milik! Applausi per Arkadiusz. Ma ragazzi, per il PSG non è la partita con la Fiorentina a far da termometro. Col PSG sarà difficile, punto. Secondo me siamo nettamente più scarsi del PSG. Quindi io un pareggio a Parigi me lo prendo e me lo tengo strettissimo. Credo che sarà difficile anche solo pareggiare a Parigi. Bellissima per McKennie da solo. McKennie, ma puoi anche tirare Kostic, Kostic. Oh, abbiamo sprecato un'occasione colossale. Che palla di Di Maria. Poteva tirare. Non c'era nessuno su di lui. Oppure aspettava un altro po' e attirava su di sé i giocatori della Fiorentina per poi metterla in mezzo. Di Maria è caduto male però, eh. Sta bene. Attenzione, Kwame. Kwame in area, Kwame. Gol di Kwame. Ah, santo il Signore. Non ho capito cosa è successo a Di Maria. Ho anche Kwame contro al Fantacalcio, tra l'altro. È la legge del calcio, sì. È la legge del calcio. No, davvero, eh. Gol sbagliato, gol subito. Il calcio è questa roba qui, ragazzi. Eravamo 2 contro 1. Cioè, c'era solo Kwame lì di là. Solo Kwame. Abbiamo preso gol del cavolo. Sì, sono d'accordo. Abbiamo preso veramente un gol del cavolo. Peccato perché veramente prendere gol dal nostro calcio d'angolo la ritengo una cosa davvero, davvero mediocre. Ragazzi, bisogna tornare sui binari dei primi 20 minuti. E dopo il gol siamo morti. McKennie veramente non è da essere titolare. Ad oggi almeno. Sembra ancora molto indietro. La recuperiamo non si sa come, ma non ti devi girare, Arkadiusz. Non c'è mai fallo qua. Dai, non c'è fallo, Cuadrado. Non c'è fallo. È giusto che non te lo fischino. Non c'è. VAR. VAR. Non ho mica visto niente. Non ho mica visto. Ah, cavolo. Eh sì. Sì, c'è la tocca e rigore. Sì, cambia direzione. Sì. Rigore, rigore. Bravo. Bella chiamata del VAR. L'ha toccata Perin e poi sbatte sul palo. Allegri magari qualche cambio a fine primo tempo lo fa, però solitamente magari per un calciatore ammonito o
o un calciatore che a livello fisico non sta particolarmente bene, ma è difficile che bocci qualcuno a fine primo tempo. Quello no. Entra subito Risciglio. Uscirà al posto di entrare al posto di Alexandro, come vi dicevo, di solito fa una sostituzione su un'ammunizione. No! Ma no, Di Maria per Risciglio! Ma no, Di Maria per Ma cosa vuol dire Di Maria per Risciglio? Cosa vuol dire Di Maria per Risciglio? Ho capito che alza Cuadrado. Ho capito che alza Cuadrado. Ma, cioè, deve essersi fatto male. Cioè, non può pensare di preservarlo per il PSG. Allora non lo facevi partire titolare. Abbiamo cambiato completamente il modo di difendere in questo fine primo tempo. No, Risciglio! Abbiamo deciso di... Cosa cazzo fa Cuadrado? Abbiamo deciso di far giocare la Fiorentina. No, abbiamo deciso di far giocare la Fiorentina. Di Maria per Risciglio credo che sia il cambio più brutto che abbia mai visto. McKennie! È finito il calcio! Sei in fuorigioco di 14 km! Sali Risciglio, sali Risciglio, vola Risciglio, mettila Risciglio, crossa Risciglio, il cross di Risciglio! Dai ragazzi, alziamoci un po', siamo bassi, dobbiamo vincere sta partita, non la stiamo vincendo. Su, veniamo su, veniamo su, giriamo sul centrocampo che c'è Locatelli che si sbraccia! Sì, sì, come giocatore credo che sia calato un bel po' Cuadrado, sì. Munito anche Allegri, mister, invece di farti ammonire, vorrei preparare i cambi. E vorrei preparare i cambi, mister, invece che litigare col quarto uomo. Allora, se già noi non abbiamo il possesso del pallone, lo lasciamo a loro. E ci può stare come scelta. Se poi però quando loro sbagliano e noi lo recuperiamo, non abbiamo la forza di ripartire, non possiamo vincerla sta partita. Cioè, guarda qua, quanto siamo lenti a ripartire. Si sono già rischiarati. Come facciamo a fare gol ancora così? Come è possibile tornare a fare gol così? Non è possibile. Cioè, ti danno un rigore, ti danno una punizione, o su un calcio d'angolo. Sicuramente non su azione. Cioè, su azione non puoi. Ken, entra Moise Ken. Sta entrando Moise Ken. Ragazzi, sta per entrare Moise Ken. Lasciamo McKennie. Non guardate, non riesco neanche a pensare di capire come ci mettiamo. Non ho veramente idea. Cos'è? È un rombo con Miretti trequartista con Milik e Ken davanti? Non lo so. Cioè, è un tridente con McKennie largo a destra e Ken largo a sinistra? Cioè, noi stiamo difendendo come se stessimo vincendo 3-1, tipo. Non vogliamo farla riaprire. Sembra davvero così. Sembra davvero che noi siamo in vantaggio di 3-1 e allora dice, sai, 3-1 non... Non voglio che la Fiorentina la riapra, ci sta che difendo. Siamo 1-1 e forse meno male che siamo 1-1. Ma non è il discorso del gioco, ragazzi. Cioè, io vi invito a staccarvi un po' da questa frase fatta del gioco male, che brutto gioco. Cerchiamo di capire che cosa significa giocare male, perché a me non me ne frega niente. Puoi anche giocare male, può essere anche una cosa brutta da vedere, però se la palla in area ci arriva, sono contento. Se il gol lo riesco a fare, sono contento, poi che mi possa piacere o non piacere come ci si è arrivati, se è efficace, fa lo stesso. Ma noi non stiamo riuscendo ad arrivare oltre il metro 55 del campo, forse arriviamo al metro 60 e 100 un campo da calcio. Non mi interessa neanche se non riusciamo a fare due passaggi, se giochiamo tutto di contropiede e con un passaggio siamo in porta, sono contentissimo. Noi non siamo niente di tutto questo, non siamo nulla. Di tutto, cosa siamo noi di questa roba? Cioè, qual è la roba forte della Juve? Qual è la caratteristica peculiare che un allenatore preparando una partita contro la Juve dice attenti alla Juve, perché? Qual è? No, non sto capendo perché Vlahovic non possa fare neanche 10 minuti in sta partita. Non lo stavo veramente capendo. Abbiamo i due terzini sulla stessa fascia adesso. Perché ci sono Risciglio e Danilo sulla stessa fascia? Perché ci sono Danilo e Risciglio sulla stessa fascia? Cosa cazzo sta succedendo? È difesa 3 con McKennie esterno a destra? Il punto è che a me non me ne frega niente delle occasioni della Fiorentina. A me interessa che la Juventus provi a vincere la partita. Che input per provare a vincere la partita stiamo avendo? Cioè, da quando ha segnato la Fiorentina, qual è stato il momento in cui abbiamo pensato o hai pensato in questo momento, continuando in questo modo, magari faccio male, in questo modo faccio male, in questo momento ho visto la voglia della squadra di segnare? Non l'hai mai visto, non si sta vedendo, mancano 3 minuti alla fine, stiamo continuando a non avere la voglia di andare a segnare, stiamo continuando a concentrarci solo sul cercare di neutralizzare il loro gioco offensivo, ma non stiamo vincendo la partita, non la stiamo vincendo. La stiamo pareggiando. È questo il punto. È vero, la Fiorentina probabilmente non ha nemmeno avuto delle occasioni
a parte questa occasione clamoroso, però noi non stiamo provando minimamente a vincerla. E non c'è cosa che mi dia più fastidio vedere la Juve che prova a nemmeno vincere una partita. Ci puoi non riuscire, è giusto, è una partita di calcio, ci sono gli avversari, possono essere più bravi, ma tu non stai aiutando la Juventus. Bravissimo Perin, bravissimo Perin. Che guardate, c'ho un nervoso in testa, sono proprio arrabbiato. Sono proprio arrabbiato e deluso. Arrabbiato e deluso.